esprimere un giudizio positivo sull'intervento del Ministro qui oggi in fiera, nel senso che quella relazione anche umana che è necessaria per lavorare e per individuare cantiere per cantiere, opera per opera, fonte di finanziamento per fonte di finanziamento, quello che si deve fare e come lo si deve fare, col Ministero delle Infrastrutture funziona e sta dando buoni risultati in Puglia e altrove in Italia. Apprezzo molto anche il cambiamento di stile, di registro di comunicazione del Ministro, e ho condiviso praticamente ogni pezzo del suo intervento. Mi auguro che possa riportare alla Presidente Meloni e agli altri ministri le questioni che abbiamo posto. Qui c'è il rischio, che vi ribadisco per l'ennesima volta, che i 4 miliardi e 6 del Fondo di Sviluppo e Coesione siano utilizzati per sostituire le rimodulazioni del PNRR, quindi con un doppio danno, nel senso che ciò che era duplicato per la Puglia e per altre regioni si dimezza, e questa cosa non è consentita, soprattutto per opere, come ha detto il Ministro, che non sono in ritardo, sono già state appaltate e che sarebbero terminate per clausole contrattuali entro il 2026. Innanzitutto il decreto Sud va convertito. Ma il punto chiave è che le rimodulazioni senza spiegazioni non sono consentite, e devo dire, da questo punto di vista, il Ministro Salvini, che è anche il Vicepresidente del Consiglio, ha aperto ad un dialogo che ovviamente riporta alle competenze dei suoi colleghi in Consiglio dei Ministri, ma che evidentemente viene riaperto.